Buonasera, bentrovati la nostra ascoltatrice, i nostri ascoltatori. È la sessione di recupero dell'incontro svoltosi lo scorso sabato, giorno 13, al Palazzo dei Carmelitani, incontro intitolato La città, il futuro della città. Sessione di recupero riservata a chi doveva intervenire non in presenza. Inconvenienti tecnici ci hanno appunto costretto a definire questa ulteriore sessione. Innanzitutto ringrazio chi sta partecipando, i nostri facilitatori, Gianluca Serra, Antonio Catalfio e Giuseppe Nobile, che si susseguiranno in ordine rigorosamente alfabetico, così come previsto lo scorso sabato. Brevissima sintesi. Inicon ha deciso di farsi promotrice, ecco, di un motore culturale, di un progetto di ascolto, di condivisione e di cura abbastanza plurale, così come testimoniata la composizione del parterre che componeva l'incontro. È ovvio che potrebbe sembrare, ecco, qualcosa di la proposizione di qualcosa di definitivo e di risolutorio, ma come ho specificato lo scorso sabato, non era qualcosa appunto di definitivo e di risolutorio, non era un problema di merito, ma era un problema di metodo. Viceversa, sarebbe stato un vasto programma che andava al di fuori anche alla portata, alla ingenuità degli organizzatori. Detto ciò, io non rubo altro tempo, passo subito la parola ad Antonio Catalfio che inaugurerà questa ulteriore sessione. Buonasera, buonasera a tutti. Io l'altra volta, diciamo, prendendo spunto dal titolo dell'incontro, Idee per il futuro, diciamo, di Partinico, avevo preparato, scritto, diciamo, non un intervento, ma una breve scheda su alcune riflessioni sulla piana di Partinico come territorio d'arte, cultura e campagna produttiva. E lo voglio, diciamo, rileggere adesso. Spero di suscitare l'interesse dei miei interlocutori per lo sviluppo di un ulteriore dibattito. Intanto, appunto, spesso ricostruire da zero è un compito che facilita l'opera di ricostruzione. Ripartire dopo aver toccato il fondo è un percorso ricco di insidie, ma stimolante e foriero di buoni risultati. Partinico, che cos'è? Partinico si staglia nella sua celebre piana. È un territorio ubertoso, ricco, decantato dagli scrittori antichi per la sua spettacolare posizione e per la magnificenza delle colture. È una campagna produttiva circondata da monti, da acque e che termina in uno spettacolare gioco cromatico nel mare del Golfo di Castellammare. Fare un'analisi corretta per l'appunto delle potenzialità di un territorio presuppone non un nostalgico ricordo dei bei tempi andati o una rassegna delle occasioni perdute, ma bisogna analizzare quel che si ha, quel che abbiamo oggi che si è conservato, che appunto per un'inspiegabile resilienza, termine assai abusato, diciamo, ultimamente, mi scuso per averlo usato, si offre ancora alla percezione dei cittadini e dei visitatori. Quindi Partinico come albergo diffuso. È un dato di fatto certo che negli ultimi anni si è assistita ad una crescita costante nel territorio di nuovi B&B e agriturismi. È un fenomeno da studiare e approfondire seriamente perché è veramente singolare che soprattutto nel centro urbano ancora degradato fioriscano nuove strutture ricettive che soprattutto ricevano degli ospiti tutto l'anno. La caratteristica peculiare di Partinico e la sua piana è di essere appunto ubicata in un luogo strategico. Non è a caso meta nell'antichità di insediamenti oggetto di importante viabilità. Partinico è il centro concentrico di una serie di punti di altissimo interesse, Monreale e Palermo dalla strada statale 186, Segesta, Selinunte, Derice, Gibellina dalla A29 lato Trapani, vicinissimo al mare, ai luoghi balneari come Terrasini, Trappeto, Balestrate, Castellammare, fino a San Vito Lo Capo. Costituisce quindi oggi una base logistica per spostarsi comodamente in questi luoghi. La centralità del territorio e l'offerta ricettiva a prezzi che sono spesso concorrenziali
desta l'interesse in turisti e visitatori che scelgono la città per il loro soggiorno. La scommessa qual è? È non accontentarsi assolutamente che il territorio sia luogo base di partenza per itinerari turistici e per ricettività notturna, ma bensì esso stesso luogo da visitare, affinché il turista soggiorni e utilizzi i servizi di ristorazione, per esempio, e visiti gli esercizi commerciali della città. Questo progetto prevede appunto una rivoluzione copernicana, è un progetto complesso e non a breve scadenza, che interseca la produzione di strumenti urbanistici di salvaguardia, la valorizzazione delle emergenze architettoniche, dei contenitori culturali e l'intercettazione di finanziamenti europei e coinvolgimento soprattutto delle professionalità esistenti nel territorio. Il punto di partenza qual è? È decidere, e questi sono i tre esempi, diciamo, i tre grandi esempi che si possono fare per partire, è decidere attraverso un processo partecipativo che cosa vogliamo fare delle tre grandi strutture già fruibili o in parte fruibili che potrebbero costituire questo polo attrattivo per Partinico e uno scatto d'orgoglio per i cittadini. La cantina borbonica, il Palazzo Ram e il Palazzo dei Carmelitani dove abbiamo fatto il collegamento, anzi non abbiamo fatto il collegamento la scorsa volta. Non mi soffermo appunto sulle varie proposte di utilizzo dei beni che sono state fatte nel tempo, ma una riflessione si deve fare, seria e scevra da atteggiamenti campanilistici e provinciali. È che il comune non può gestire direttamente tutti questi beni che ha. È utopistico, cioè finanziariamente e dal punto di vista delle risorse umane, non lo può fare, non può gestire tanti contenitori culturali. E quindi che cosa si deve fare? La linea guida che propongo è che la cantina borbonica rimanga un museo di se stesso. C'è un grandissimo esempio di architettura industriale di fine dell'Ottocento che interagisca con le eccellenze agricole del territorio: olio, vino, frutta tradizionale ed esotica, ultimamente, piante officinali che venivano prodotte per l'appunto nella tenuta reale. E colture di nuovo impianto come zafferano e orzo, ad esempio. In altre parole, che la cantina diventa appunto un ecomuseo del territorio, un museo della piana di Partinico, dove si racconti la storia e la cultura tradizionale della piana con modalità e tempi da costruire in un grande processo partecipativo, che poi quello, diciamo, solo le intenzioni originarie, Giuseppe Nobile mi può confermare che aveva l'amministrazione allora. L'amministrazione Cannizzo quando ha deciso l'acquisto e poi il restauro della cantina. Per Palazzo Ram, invece, che diciamo, il grande disagio di questi ultimi tempi, per sua stessa caratteristica, dovrebbe guardare invece alla contemporaneità. Cioè, noi potremmo avere due strutture: uno che guarda alla tradizione agricola e alla innovazione dell'agricoltura nella piana di Partinico. È una che guarda alla contemporaneità, c'è cioè un contenitore, potrebbe diventare un contenitore espositivo e culturale che oltrepassi gli angusti confini comunali e interagisca con fondazioni e imprese specializzate nel settore, affinché si pongano in essere delle progettualità in campo artistico e creativo. Un centro di arti contemporanee, quindi, dove la creatività possa essere indice di bellezza e di sviluppo economico, dove si possa mettere in discussione l'esistente e dimostrare che il cambiamento è possibile. Iniziare quindi che cosa? Un percorso urgente e indifferibile di sistemazione definitiva del bene, anche parziale, cioè la parte agibile in questo momento, e procedere poi a un bando pubblico in cui tutte le associazioni del territorio possono consorziarsi tra loro, insieme a fondazioni, imprese, istituti di alta cultura, per gestire il bene e offrire un ampio ventaglio di eventi culturali che possono far cambiare volto alla città, attirando sempre visitatori, operatori culturali e turisti. Per ultimo, il convento dei Carmelitani, che invece dovrebbe essere più biblioteca e meno ufficio, cioè dovrebbe essere la biblioteca comunale della città di Partinico, che in questo momento è veramente in condizioni di disagio. Quindi un totale ripensamento degli spazi, apertura il sabato, così come molte altre biblioteche,
nuovi array, istituzioni di sezioni specializzate, quali la sezione multimediale con un vero wifi pubblico, un nuovo impianto di riproduzione theater per convegni, proiezioni di filmati, documentari e ascolto musicale. E poi istituzione di nuovo una sezione specializzata sulla storia del territorio dei comuni di Sicilia e una sull'agricoltura, le sue innovazioni e le tradizioni agricole siciliane. Cioè, la biblioteca di Partinico può essere conosciuta in tutta la Sicilia, dove in questa biblioteca si possono trovare tutti i testi specialistici riguardanti l'agricoltura, le innovazioni agricole, la storia dell'agricoltura, la storia del territorio. Quindi, poi, altresì, importante è la creazione di un'istituzione di una nuova sezione universitaria, cioè dove ci sia il censimento di tutti gli studenti universitari presenti nella città, nel territorio, e dove si possa appunto inserire nel bilancio del comune un fondo specializzato nell'acquisto dei testi universitari, dove i ragazzi possano, attraverso una gara aperta, avere in tempo reale alcuni testi specialistici per il proseguimento dei loro studi. Anche qui, appunto, l'istituzione delle gare aperte, cioè non già prima il registro del desiderato, dopo quel libro che arrivava dopo un anno, dopo 2 anni, ma la gara aperta con la libreria, per esempio, si possono acquistare tutte le novità librarie in tempo reale e quindi metterle in un espositore provvisorio e quindi rivitalizzare la biblioteca con acquisti per esempio, in tempo reale via via che i libri escano. Per far sì, questo appunto bisogna che ci sia un bilancio, insomma, non florido, ma quantomeno consolidato, dove ci sia un capitolo per l'ampliamento del patrimonio librario. Per ultimo, per consentire un pluralismo, appunto il pluralismo è sulla formazione, l'autoformazione del cittadino. Sarebbe opportuno ripristinare il consiglio di biblioteca con la figura del presidente, che sarà organo anch'esso incubatore culturale della città. Queste sono sfide possibili, sono sfide apparentemente semplici, diciamo, che bisognano del lavoro quotidiano, il concorso di tutti, di quella partecipazione attiva della cittadinanza, questo processo tanto decantato quanto negato, per consentire appunto un'inversione di tendenza che consenta alla città di Partinico di essere un brand attrattivo con ripercussioni positive ad effetto domino a beneficio appunto di tutta la cittadinanza. Questo era il senso del mio intervento, cioè non discorsi sopra i massimi sistemi del mondo, oppure quello che vorrei, cosa sia, cos'è la città, ma l'avvio di un processo reale e concreto in questo caso nel settore, diciamo, turistico, storico e culturale di Partinico per avviare questo processo, iniziare questo processo di crescita. Grazie per l'ascolto. Grazie Antonio. Bene, io cedo subito la parola quindi al dottore Nobile. Sì, io devo dire che ritrovo parecchie, diciamo, stimoli dall'ultimo intervento perché mi rievoca, diciamo, il periodo in cui c'era una, non solo una, come dire, attenzione per i beni monumentali e quindi si erano fatte dei recuperi importanti e quindi si erano create queste, si erano resi accessibili dei monumenti notevoli nel nostro territorio, ma anche il fatto che attorno a queste scoperte, a questi tentativi di valorizzazione, si era avviato un percorso diciamo, di condivisione con le amministrazioni comunali più, diciamo, più vicine a Partinico, in quello che si chiamava il patto territoriale del Golfo di Castellammare, no? Che fu uno dei gli strumenti di programmazione negoziata che vigevano intorno alla metà degli anni 90 e che fu, diciamo, fu alla base cioè fu creato in base a un accordo fra il Comune di Partinico e il Comune di Alcamo. E allora questi strumenti avevano l'obiettivo di
orientare e veicolare dei finanziamenti finalizzati a diverse cose. Diciamo, il nucleo principale di quel periodo di programmazione fu quello di cercare di fare rendere le amministrazioni locali protagoniste del proprio sviluppo, perché l'istituzione comune di per sé è un soggetto che eroga servizi, no? Sono demandate al comune generalmente funzioni di erogatore di servizi. Quando si parla invece di sviluppo economico e di programmi, programmazione economica e quant'altro, l'attenzione va agli enti sovraordinati, quindi la provincia, la regione, eccetera, che in genere sono i destinatari della responsabilità di pianificare. Invece in quel momento, e devo dire, fu una cosa che non si è ripetuta molto nelle esperienze successive, le amministrazioni comunali ebbero un ruolo importante. E quindi lo dico all'inizio di questo mio intervento perché questa qui deve essere un po' la chiave di volta, no? Anche delle prospettive future che si vogliono dare al comune e alla nostra città, perché sia dal punto di vista delle attività economiche, quindi imprese, unità locali, competenze professionali, studi di progettazione, tutto ciò che significa capitale umano, eccetera, deve cercare di fare massa critica e riuscire insieme a, una volta appunto raggiunta una certa dimensione e una certa unità di intenti, riuscire a prendere quanto di meglio possa essere offerto dalle politiche appunto sovraordinate, quelle che partono dallo Stato, ma poi vengono articolate in politiche regionali e politiche territoriali in genere. Quindi esiste una congiuntura favorevole che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed esiste sulla carta un certo volume di risorse. Una parte di queste risorse possono essere occasioni di sviluppo. Però prima di arrivare a questo, una cosa a cui volevo accennare, poi volevo fare un po' di storia, perché diciamo nel documento che io vi propongo e che penso che dovrei poi darvi per essere conosciuto, un obiettivo fondamentale è quello che viene delineato, è quello di capire quali sono le tendenze negative e gli errori del passato, perché non si passa se non si parte dalle vicende negative, appunto non si può fare un discorso sul futuro. Allora, la cosa fondamentale è che c'è, diciamo, alla base di tutto una serie di, come dire, elementi negativi del territorio, che sono sostanzialmente una modernizzazione che si è fatta senza basi economiche, quindi molto dipendente dalla spesa pubblica esterna, che ha, diciamo, imperversato in certi anni, e poi una serie di opere pubbliche che non erano per niente coerenti con la vocazione del territorio. E poi anche una propensione all'illecito e all'illegalità che hanno disturbato molto le possibilità, appunto le potenzialità della nostra zona. Quindi inquinamento, quindi abusivismo edilizio e per quanto riguarda appunto la spesa sociale assistenziale, scarsa attenzione agli interessi strategici e forte impronta clientelare della spesa pubblica.
Questa un po' è la storia, insieme anche a tutti i fenomeni di mercato che ci hanno interessato, per cui la forte migrazione degli anni 60. Dovete pensare che fra il 58, mi pare che io avevo fatto il calcolo, fra il 58 e il 71 hanno lasciato Partinico 10.000 persone. Cioè non ci dobbiamo scordare, una parte sono rientrate, però non ci dobbiamo scordare l'emorragia che c'è stata. E quello fu un momento, diciamo, importante per alleggerire la pressione sul mercato del lavoro e quindi sulle risorse scarse che c'erano, e quindi alleggerire le possibili tensioni sociali che ne potevano scaturire, ma fu anche un momento in cui, appunto, con le rimesse degli emigrati fu possibile costruire quartieri nuovi, avere delle case per molti cittadini che non c'avevano di proprietà, eccetera. Questo periodo si accompagnò appunto però a una crescita, diciamo, non governata dell'edilizia privata. Mentre, diciamo, un fenomeno ancora più negativo fu la sofisticazione del vino, che sul momento diede parecchia ricchezza diffusa, ma poi distrusse il nome della noscia uva e del noscio vino. E un altro elemento negativo fu l'attività appunto enologica dell'Albertolino, che ha dato scarsa occupazione ma molto inquinamento. Tutte queste distorsioni ce le siamo ritrovate quando finì la Prima Repubblica. La Prima Repubblica finì a Partinico con una lotta fratricida tra due pezzi della Democrazia Cristiana, che a un certo punto si cominciarono a dimettersi come consiglieri comunali perché proprio erano arrivati al coltello e volevano andare a nuove elezioni per poter l'una a battere l'altra. Invece poi non andò così perché vinse, diciamo, una squadra nuova che si ritrovò a governare fra il 93 e il 99 e a fare una serie di cose, nonostante l'avversione del ceto politico precedente e di tutto il Consiglio Comunale. E le cose appunto sono un po' sotto gli occhi di tutti, i monumenti, il piano regolatore, la lotta alla mafia. In quegli anni appunto avvenne anche l'omicidio La Franca, quindi ci fu una certa rivolta morale nel paese. E poi diciamo, la lotta all'inquinamento, ci fu un forte scontro legale con l'Albertolino. Sono tutti appunto punti a favore che dimostrano che quando un'amministrazione ha una solida base morale, insomma, si possono fare una serie di cose importanti. Ci fu appunto il patto territoriale e tante altre cose, appunto, poi nel documento sono anche descritte. Però non bisogna dimenticare che l'amministrazione all'inizio fu sfiduciata e che la stessa sorte toccò anni dopo a un'altra amministrazione, l'amministrazione Motisi. Quindi ci sono come dire, dei conflitti e di una litigiosità del ceto politico che si risolve negativamente per il bene della città. Questo è una costante, diciamo, della nostra storia politica, amministrativa, locale, e non fa certo bene, diciamo, allo spirito di comunità. Ci sono poi tutta una serie di fatti negativi, diciamo, di vicende soggettive dell'amministrazione, come per esempio la crisi finanziaria che cominciò proprio nei primi anni 2000 e che andò avanti con un forte indebitamento del comune. Quindi il fatto scatenante fu la vicenda dei canoni idrici, per cui c'era una forte evasione del pagamento del canone del servizio idrico e non si riuscì mai a contrastarla efficacemente. Quindi si ammontarono, si, come dire, si crebbero in maniera
notevole i residui attivi del comune. I residui attivi venivano iscritti in bilancio e non erano esigibili, però facevano da base per spese invece certe. Quindi a entrate incerte seguivano spese incerte. Cioè, scusate, a entrate incerte diciamo, seguivano spese molto notevoli che mettevano in discussione gli equilibri finanziari del comune. E questa vicenda ha portato, dopo diversi anni, diciamo, si è acuita molto nel periodo, negli anni dell'amministrazione Robaido. La lotta all'evasione non è mai stata fatta in modo efficace, alla fine l'esito è stato il dissesto. Questa è una cosa, diciamo, che dipinge molto chiaramente i limiti soggettivi dell'amministrazione, però ci sono anche dei fatti che dipingono negativamente le politiche statali, le politiche appunto, come dicevo prima, sovraordinate, quelle regionali, la fine appunto del patto territoriale, cioè il patto territoriale non diede seguito ad altri interventi. Quindi momenti di aggregazione nel territorio che potessero sfruttare finanziamenti statali non ce ne sono poi stati molti. E questo è dovuto al fatto che dagli anni 90 in poi chi comanda in Italia veramente e orienta molto la politica economica è la Lega Nord, cioè tutti gli interessi del nord del paese che non vogliono più sentire parlare di interventi nel Mezzogiorno. Tutto ciò di cui si parla, insomma, dagli anni 90 in poi è. Diciamo, il termine che si utilizza è aree sottoutilizzate, non esiste neanche più il termine di politiche per il Mezzogiorno e i trasferimenti dello Stato al Mezzogiorno si sono progressivamente ridotti. Quindi, sommate i limiti soggettivi dell'amministrazione comunale di Partinico e del suo ceto politico alle vicende delle politiche nazionali. Al patto di stabilità, al trattato di Maastricht, a tutte le regole europee che fino a prima della pandemia conoscevano solo la legge dei saldi finanziari e un atteggiamento ragionieristico delle politiche nazionali ed europee che puntavano solo a coprire diciamo, rendere affidabili i saldi di finanza pubblica per i mercati della finanza privata e dei banchieri, tutto ciò ha fatto sì che si esaurissero di molto sia la spesa sociale, sia la spesa per interventi al sud, sia la spesa per infrastrutture. In sostanza, mettiamo così, poniamo una data, dal 2000 in poi le politiche nazionali che si rivolgono agli enti locali, agli enti territoriali, dicono esplicitamente che le risorse degli enti pubblici territoriali devono contare soprattutto sul gettito delle risorse proprie e quindi sulla fiscalità locale. Quindi dei comuni, quindi una legge che non va bene, ma che potrebbe, diciamo, un criterio che potrebbe andare bene ad altre latitudini, nelle zone in cui c'è forza economica relativamente più scarsa, non può che dare luogo a entrate scarse degli stessi enti locali. E quindi la crisi finanziaria un po' è stata colpa, diciamo così, tra virgolette, dell'amministrazione locale è un po' è stata, diciamo, il responsabile forse più forte è stato la politica statale. Ci troviamo quindi, alla fine di questa mia breve excursus, a vivere questa benedetta condizione di dissesto finanziario, che, guardate, è, diciamo, non è una cosa che si può risolvere entro uno o due esercizi, perché le norme sono ben chiare. Cioè noi abbiamo quantificato, e si può andare a vedere questo nel bilancio comunale, abbiamo quantificato un fondo, si chiama fondo, mi pare, alimentazione della liquidità, la sigla è FAL, e sta
diciamo, è un volume di risorse che quantifica tutti i debiti che il Comune ha avuto fino al 2016, cioè compreso l'esercizio 2016. E a questa, diciamo, a tutti questi debiti si farà fronte con un prestito dello Stato per affrontare appunto tutti questi debiti. Ma questo prestito dovrà essere restituito dal Comune in rate annuali, quindi non c'è niente di gratis. Questo fondo, diciamo, tenete conto che in Italia ci sono 600, mi pare 650 comuni in difficoltà finanziaria. Il 65% di questi comuni sono tutti nel Mezzogiorno, la Sicilia ne ha un'ottantina. Non c'è solo il dissesto, c'è anche il predissesto, ma comunque la sostanza è questa, che sono queste regole, sono fortemente penalizzanti per il Sud, per la finanza locale del Sud. Quindi questi comuni che si trovano a dover affrontare questi volumi grossi di debito devono corrispondere, devono diciamo, fruire di un prestito dello Stato, ma devono restituire questo prestito. Questa restituzione, fino a una norma, le norme dicevano che che le norme vigenti fino alla primavera scorsa davano la possibilità ai comuni di restituire in 30 anni, che è un periodo lungo che permette di alleggerire la pressione sulle risorse locali. Ora è venuta fuori che una sentenza della Corte Costituzionale che dice che questo non è giusto perché si scaricherebbero le pressioni sulla finanza futura, sulle generazioni future. Quindi i pagamenti delle rate devono essere più forti, quindi rate più grandi per periodi molto più brevi, il che significa pagamenti di gran lunga maggiore e quindi difficoltà aggiunte alla finanza del comune. Questo è appunto quello che è successo nell'ultimo bilancio approvato dalla commissione, si chiama Commissione Straordinaria per la liquidità, mi pare, che gestisce per ora tutta la finanza del comune di Partenico. Questi pagamenti sono di molto aumentati nel bilancio comunale. E a questo si aggiunge il fatto che esistono una serie di accantonamenti nel comune perché nel bilancio, perché bisogna un po' compensare tutti i residui attivi inconsistenti che ci sono, quindi a scopo cautelativo bisogna mettere da parte dei soldi per equilibrare questa massa insicura di esigibilità, quindi il comune è praticamente paralizzato dal punto di vista finanziario. E l'amministrazione comunale si divide fra questa commissione straordinaria e i CE, commissari prefettizi che fanno l'ordinaria amministrazione, ma non c'è al momento nessun margine di manovra perché è completamente irrigidito il bilancio. Questo scenario disastroso deve appunto essere, non può essere sbloccato con le sole forze economiche e sociali della nostra città. Deve sostanzialmente cambiare la politica nazionale. Non vedo molte altre possibilità. Il PNRR può essere un'opportunità se mantiene ciò che promette. Non è fatto detto che 200 e passa miliardi, il 40% destinato al sud si risolve effettivamente in un 40% che arriva al sud. Perché da uno studio che si è fatto, da un'analisi che ha fatto il professore Viesti, che è un economista di Bari, sembra che delle 157 misure che sono iscritte nel PNRR, solo una parte sono già destinate territorialmente. Una buona parte sono da destinare in base alle proposte che provengono dalle imprese, quindi l'adesione ai bandi, ci saranno dei bandi selettivi, e le proposte che vengono dalle pubbliche amministrazioni locali. E le pubbliche amministrazioni locali devono essere in grado di fare dei progetti, di presentare delle proposte di finanziamento. Ora mi dite voi come fanno i poveri comuni del sud che hanno
un personale ormai scarsissimo e prossimo al pensionamento e con competenze scarsissime a progettare ciò che serve, a presentare proposte e bandi. Cioè, lo scenario anche lì è molto incerto e molto difficile. Quindi, da una parte appunto una situazione finanziaria soggettiva del comune che non promette niente di buono, dall'altra una modalità di erogazione delle risorse del PNRR che lasciano molto spazio alla competizione fra i territori, al di là appunto di alcune grandi infrastrutture che si faranno, eccetera, eccetera. Qui o diciamo i territori che sono penalizzati, le economie più deboli, come quelle che ci riguardano direttamente, riescono a fare massa critica, come dicevo all'inizio, a unirsi con altri territori e a portare avanti dei progetti, oppure la vedo molto male. Cosa si può dire, diciamo, e questo mi preme dirlo a voi come associazione, ma anche a tutti quelli che nel paese di Partinico vorrebbero avviare un percorso di sviluppo, cosa si può fare? Si può intanto, nell'immediato e come primi passi, avviare una reale interlocuzione con i commissari prefettizi, che devo dire, fanno poco per comunicare con la città, e avere con loro chiare richieste verso di loro, chiare richieste di documentazione, sapere cosa effettivamente si sta facendo per la lotta all'evasione fiscale. Esiste una banca dati della fiscalità comunale? Ci sono dei, diciamo, c'è una base informatica informativa che permette di dire qual è il gettito dell'ICI, com'è organizzato, quanti sono quelli che pagano, quelli che non pagano, eccetera, eccetera. Gli incroci fra le banche dati elettroniche, per esempio, si sono mai tentate? Questo è un fronte su cui lo Stato ha fatto pochissimo per potenziare gli enti locali. Invece che mettere la ghigliottina del dissesto, avrebbero dovuto dare la strumentazione necessaria per perseguire attraverso banche dati elettroniche e digitalizzazione dei dati amministrativi e perseguire quindi l'evasione dei tributi locali. E poi esiste una reale volontà di questi commissari prefettizi a gareggiare in questa gara per accedere ai finanziamenti che il PNRR promette o ha in conto? Se non sempre in quest'ottica, non credo, sì, praticamente quello che voglio dire, e qui concludo, è che ci è capitata un ceto politico dirigente, ahimè, per molti passaggi e in molti casi incompetente e religioso. Ci è capitata una politica nazionale che non tiene conto dei problemi del Mezzogiorno e non ha dato le risorse e gli indirizzi necessari. Proviamo a vedere se le persone che in maniera burocratica sono state assegnate a dirigere questa comunità di 30.000 abitanti hanno qualche idea, e a costruire con loro un momento di confronto per affrontare insieme non l'ordinaria amministrazione che loro stanno affrontando con gli strumenti ragionieristici appunto dei fondi e delle restituzioni di questi fondi speciali che comporteranno oneri grossi per il comune e per la nostra comunità nei prossimi anni, ma una visione sul futuro, sullo sviluppo, su che cosa è il PNRR, su quali sono le opportunità e su quali risorse della comunità locale si possono mobilitare. Ho finito. Grazie, dottore Nobile. Cedo la parola a Gianluca Serra. Grazie Calogero e buonasera a chi ci ascolta.
Io ho preparato una relazione che adesso tenterò di drammatizzare, non di leggere, al fine di rimanere, diciamo, nei tempi che sono dati. Città e futuro. I termini contenuti nel titolo del dibattito, per come sono reciprocamente declinati al nominativo e al genitivo, mi invogliano a una riflessione preliminare che invero è instradante verso più precise considerazioni di metodo e di merito. La città sarà il soggetto del suo futuro o il futuro, quale che esso sia, si imporrà sulla città alla stregua del passato recente? Ecco, è una domanda. Qui la estremizzo in un out-out abbastanza retorico, ma c'è molta politica dietro e davanti questa domanda, e non solo politica legata al confronto elettorale che all'orizzonte si prospetta, sebbene allontanato di qualche mese. È di fatto una domanda su quello che vogliamo fare della nostra città in termini di processo di autodeterminazione civico, e quindi sociale ed economico. La prima reazione che ciascuno di noi può avere di fronte a questa domanda, in fondo, è quella dell'ottimismo del cuore e del pessimismo della ragione, per dirla con Gramsci. Il corollario comportamentale di ciascuno di noi rispetto a questa preliminare conclusione, preliminare risposta alla domanda che ho illustrato prima, è una rassegnazione individuale, poi contagiosa come un virus e quindi collettiva, che si combina con sentimenti di malinconia per un passato più o meno lontano che in cuor nostro avvertiamo come un passato ideale. Un'età dell'oro, invero mai esistita. Questa nostalgia su scala comunitaria tende a perdere la natura di stato politico e di stato poetico. Diventa che cosa? Diventa un elemento di allontanamento dalla realtà e dalla politica. È una porta aperta su scoramento, impotenza, l'ho detto prima, rassegnazione. Può addirittura diventare controproducente nella misura in cui ci distrae. Perché punta i riflettori su certi angoli del paese di una volta e non ci fa più vedere la città di oggi. Ecco, questa è una prima introduzione che volevo fare per porre in prospettiva quello che io penso. Certamente esagero, infatti è un'iperbole voluta quella che a breve utilizzerò. Partinico non rinascerà quando il nostro bellissimo Cassaro sarà nuovamente abbalatato. O quando riavremo i cavalli per la festa d'agosto, o quando ritroveremo la mitica fontana di Piazza di Municipio, che in molti fora di internet è diventato una sorta di feticcio, un elemento intorno al quale si radunano folle, interessi e domande, che ci distraggono fondamentalmente. Ecco, Partinico deve appassionarsi nei fora virtuali che esistono, che sono parte della democrazia contemporanea, ma ci serve ben altro per uscire dall'odierna situazione di degrado che attanaglia il nesso fra la civitas, cioè la città fatta di persone e reti sociali, e l'urbs, la città fatta di luoghi e spazi fisici. Cosa bisogna fare? Bisogna, ripartendo sempre da quella formula provvisoria di Gramsci, bisogna ribaltarla e puntare all'ottimismo della ragione e confinare il pessimismo nello spazio del cuore. Una parola. Su cosa basare questo ottimismo? Prima di tutto su una presa di coscienza di un fatto che è tanto lampante quanto ignorato dalla maggior parte dei partinicesi. Per introdurlo mi piace citare sempre. Lo faccio in privato, adesso lo faccio in pubblico, un aneddoto. Nel 1871 il sindaco di Partinico rispose a un questionario ministeriale relativo al censimento dei beni architettonici e culturali degni di essere dichiarati monumentali con le seguenti parole, cito: "In questo comune non esistono monumenti d'arte". La verità è che la nostra piana, lo ha detto prima Antonio Catalfio, sulla nostra piana insiste una città che è la nostra, che possiede un giacimento preziosissimo, irripetibile di natura e cultura, che da sempre attende una valorizzazione nell'ottica dello sviluppo locale autosostenibile,
cioè basato prima di ogni cosa su sana imprenditorialità e su spirito di collaborazione fra tutti gli attori della filiera e del sistema locale, pubblici, privati, terzo settore. A poco a noi gioverebbe la mera musealizzazione dei nostri beni culturali, spesso narcisistica, quasi sempre attaccata al cordone ombelicale della finanza pubblica, di fatto insostenibile, soprattutto oggi, come diceva il dottor Nobile, che le vacche grasse sono sparite, diciamo, dal pascolo e le politiche e le leggi sono, diciamo così, un elemento limitante per quanto riguarda i margini di manovra di chi fa politica e pianificazione per lo sviluppo. D'altra parte restiamo realisti, per quanto Partinico sia collocata in una piana ricchissima, potenzialmente ricchissima, si trova troppo vicina a quei mega attrattori turistico-culturali del Grand Tour contemporaneo, Palermo, Monreale, Segesta, Erice, ne cito solo alcuni, coi quali non può esserci partita nella competizione per accaparrarsi il poco tempo che un turista ha a disposizione quando si trova nella Sicilia occidentale. Allora bisogna inventarsi altro, guardando al territorio con occhi nuovi, per fare petrolio della sua bellezza paesaggistica, laddove è ancora intatta, e della sua ricchezza, intendo la ricchezza del suo patrimonio monumentale, a cominciare dai citati Palazzo Ram, Real Cantina Borbonica, ma non dimentico le torri di epoca medievale e moderna, i mulini che puntellano i corsi d'acqua, che resero questa terra amata e privilegiata dai sovrani di varie epoche. Nel suo viaggio in Sicilia, Tocqueville aveva già intuito i termini della questione dello sviluppo nella nostra isola, scrivendo: «Non è la bellezza né la ricchezza naturale di un paese che fanno il benessere dei suoi abitanti». Evidentemente fare petrolio significa altro, significa creare opportunità di reddito e occupazione, mettendo a valore quella cospicua dote che ci è stata lasciata in eredità, forse in maniera apparentemente, diciamo così, generosa, da storia e natura. Di questa dote fanno parte prima di tutto la centralità geografica e geoeconomica della nostra città nel contesto regionale. Non dobbiamo ignorarla. Ecco, non bisogna pertanto, a mio avviso, avere paura di andare oltre, di lanciare il cuore oltre l'ostacolo e immaginare e prospettare per questo territorio bandi di gara europei per l'affidamento in concessione dei gioielli di famiglia, che opportunamente organizzati potrebbero generare valore economico, e non mi riferisco soltanto al canone periodico che verrebbe pagato dal concessionario privato all'ente concedente. Affidamento a privati e enti del settore terzo che presentino progetti rispondenti a istanze e interessi che il governo locale, espressione della maggioranza, definirà come strategici per il territorio. Fermo restando che il comodato d'uso gratuito di certi spazi pubblici dovrà restare per associazioni senza fini di lucro e di riconosciuto valore aggiunto per la comunità. Sono convinto che bandi di gara ben congegnati per l'affidamento in concessione di spazi pubblici potrebbero innescare un positivo processo di rottura col passato, ripopolando la città di nuove funzioni e interdipendenze funzionali, disegnando una nuova geografia socio-economica per il territorio. Nell'epoca, si spera presto post-pandemica, certamente digitale, in cui le grandi città dematerializzano e delocalizzano funzioni nel territorio intorno. Per analogia, un po' come i bandi abbaziali per le concessioni enfiteutiche che nel XVI secolo trasformarono la nostra piana da bosco, da nemus ad latrocinandum notissimum, scomodare fazzello, in un agro ubertoso per produzioni di pregio destinate all'esportazione, zucchero di canna e vino. A quell'epoca non a caso risale lo sviluppo urbanistico della nostra sala. Pertanto, parlo di cosa? Di bandi che sul piano tecnico-amministrativo dovrebbero assicurare la più ampia tutela dell'interesse pubblico, per evitare quello che accadde, in effetti, sempre nell'epoca del governo dei cappelli, quando il comune, siamo nel 1875, avallò con un'asta pubblica la dissoluzione proprietaria ed ecologica del Real Podere. Fu la perdita, purtroppo irrimediabile, dell'asset paesaggisticamente più cospicuo che Partinico possedeva. Esso, insieme allo sbocco sul mare, anch'esso perduto in epoca relativamente recente, avrebbe oggi dato un volto diverso alla città sotto la naturale quinta rocciosa del Monte Cesarò.
Ma quindi per venire a qualcosa di più concreto, ma sempre in maniera impressionistica, qualche idea che potrebbe essere esplorata per la cantina, reale. Certamente potrebbe accogliere uno spazio museale dedicato alla civiltà contadina, nei modi e nei termini descritti prima da Antonio. Io penso anche alla inestimabile collezione privata di Filippo Grillo, che in questo luogo potrebbe trovare, il suo contenitore. Ma dovrebbe anche raccordarsi col presente e gettare lo sguardo al futuro. Come? Potrebbe farlo ospitando un polo per la gestione condivisa di servizi per la certificazione, l'internazionalizzazione delle strutture societarie e la promozione dell'export delle nostre aziende, cominciando da quelle vinicole che operano nell'intero Golfo di Castellammare. E perché no? Una fiera annuale in cui buyers mondiali potrebbero fare esperienza dei nostri prodotti, piazzando ordini e garantendo flussi di risorse finanziarie stabili a chi investe in capitale di rischio. In sintesi, la Real Cantina potrebbe diventare il nucleo propulsore di un distretto produttivo locale incentrato sui prodotti di pregio della nostra agricoltura, peraltro collocato a distanza economicamente vantaggiosa dagli scali portuale e aeroportuale del capoluogo. Scriveva Carmelo Pardi nel 1871 in occasione dell'inaugurazione della biblioteca di Partinico: il bene del paese è nell'iniziativa privata e nello spirito di associazione. Quanto profetiche queste parole. Quanto al Palazzo Ram, o vi trasferiamo gradualmente l'intero municipio, segnando anche sul piano fisico una rottura col passato, creando una Partinico 2.0, lo dico come provocazione, o prendiamo atto che questo grande contenitore architettonico va riempito di funzioni che, senza menomarne la natura di bene pubblico e la fruibilità, siano capaci di farlo rivivere in modo stabile e senza lo spettro di improvvise e repentine chiusure per mancanza di personale o denari. Perché non pensiamo a una sede distaccata dell'Ateneo Palermitano con aule e laboratori per le discipline umanistiche, ivi incluse le arti grafiche, la musica, il teatro, il cinema? Mi trovo in linea con quello che ha detto Antonio Catalfio. Mi sorprende che senza avere avuto un previo coordinamento ci sia questa comunione di sensi, di amorosi sensi. Un pensiero lasciatemelo esprimere anche sui ruderi di mulini e torri che caratterizzano il paesaggio rurale partinicese, fossili di un passato in cui la nostra piana era ricca di intraprese agricole e protoindustriali e temeva, a giusta ragione, di essere depredata della sua ricchezza. Ecco, l'esempio del borgo dei Parrini, per quanto criticabile sotto il profilo del recupero filologico, ci consegna una lezione importante e non ignorabile sull'esistenza di una domanda non solo regionale di pittoresco combinato a enogastronomia e a ricettività diffusa, albergo diffuso di cui parlava Antonio all'inizio. Azioni di recupero in tal senso, nell'ambito ovviamente delle rispettive dei rispettivi assetti proprietari, rispettose dell'identità dei luoghi e dei vincoli eventualmente apposti, sarebbero auspicabili per questi luoghi del nostro territorio. Mi piace citare Italo Calvino, in uno scritto in cui afferma che non bisogna perdere di vista l'elemento di continuità che un luogo ha perpetuato lungo tutta la sua storia, quello che l'ha distinto e gli ha dato un senso, uno spirito riconducibile al suo intrinseco genius loci, perché ogni luogo ha un suo programma implicito che deve saper ritrovare ogni volta che lo perde di vista, pena l'estinzione, la regressione da spazio di valori a luogo di consumo. Questo lo dico per ribadire che lo statuto di un bene culturale ha una doppia dimensione, una fisica in quanto fatto territoriale oggettivo, il manufatto appunto, è una intangibile o simbolica, se vogliamo, in quanto valore riconosciuto o sentito dalla comunità. Pertanto un manufatto del passato è certamente una testimonianza della cultura materiale della sua epoca, ma diventa bene culturale solo se e quando nell'autorappresentazione del sistema locale è oggetto di una riappropriazione valorizzante oppure di una valorizzazione riappropriante. Non gioco con le parole. Questi sono elementi fondamentali per il recupero degli asset storici e c'è tutta una letteratura intorno a quello che sto dicendo io, non è soltanto il distillato del mio pensiero. L'essere bene non dipende direttamente e necessariamente da ciò che è avvenuto nel passato, ma nasce nello spazio relazionale del presente e si proietta nel futuro.
Noi non possiamo illuderci di preservare i manufatti della cultura materiale del nostro passato con il feticismo degli oggetti, mentre il fluire implacabile del tempo richiede che significati e valori vengano attualizzati con politiche attive, che pur agendo entro il solco dei vincoli di tutela sappiano innovare. E allora la differenza fra un politico e un politicante negli anni a venire sarà misurata in cosa? Sarà misurata dalla capacità di leggere il territorio con lenti nuove, sempre attraverso il dialogo con tutte le parti sane della società civile, per interpretare bisogni, guardare oltre le divisioni del passato, le voragini del presente. In che modo, mi sono chiesto? Bisogna definire già a livello di programmi, non solo quelli elettorali, in modo chiaro e visibile. Quali sono gli assi portanti della strategia di sviluppo che si propone, sviluppo socio-economico, per il territorio? Strategia che sia realistica, coerente, integrata con gli strumenti di programmazione regionale, nazionale ed europea, che non sia scollata dal mondo delle possibilità. Il dottor Nobile ci ha illustrato qual è il mondo delle possibilità, declinando tutti i limiti imposti sul piano legislativo e sul piano degli strumenti istituzionali disponibili per fare sviluppo. Quindi non dobbiamo ignorarli. Nell'ambito di quel mondo delle possibilità, noi dobbiamo guardare alle intime vocazioni del territorio, tenendo assieme le eccellenze che pure abbiamo, senza ignorare le fragilità tantissime che caratterizzano il nostro tessuto socio-economico. Bisogna avere il coraggio, a mio avviso, di andare oltre il banale e l'ovvio per cogliere i bisogni di questa città, non solo quelli espressi, ma soprattutto quelli che rimangono inespressi perché non sono sentiti ancora dalla maggioranza e quindi non rappresentati. Analogamente a un'azienda che per restare competitiva deve investire in innovazione di processo o di prodotto, Partinico ha bisogno di innovazione territoriale ed istituzionale. Questa formula, che non ho coniato io, indica l'inclinazione di un sistema locale a reinventarsi. Questa parola Calogero l'ha utilizzata come chiave di sol, dell'intera partitura di questo dibattito e io l'ho accolta perché ha ragione, non ci serve cambiamento, ci serve una reinvenzione. Reinventiamoci attorno a un'idea forza per il nostro sviluppo, un'idea forza che sia basata su elementi di rottura veri con lo stato presente, ma coerenti con le vocazioni di questo luogo. Salti quantici o fughe giacobine non vanno bene, non vanno bene. Bisogna rimanere con i piedi attaccati al suolo. L'accesso ai fondi per il cofinanziamento dei progetti che potranno attuare tale strategia di sviluppo non può essere improvvisato. L'ho detto nell'ultima occasione in cui ho avuto il piacere di stare a fianco di Toti Costanzo, che ricordo questa sera sempre con grande amicizia, con grande simpatia. L'ho detto allora, lo ripeto oggi: quando si va per mare e soffia il vento, se non si hanno vele e marinai esperti per raccoglierlo e dirigerlo, si finisce per andare alla deriva. Fuor di metafora, per accedere a questi benedetti fondi servono conoscenze tecniche che se sono assenti dentro al palazzo vanno create o acquisite attraverso meccanismi trasparenti e rispettosi della legge. Questi meccanismi richiedono tempo, mesi, anni di cantiere navale prima di intraprendere la navigazione. La spedizione dei mille esperti regionali per aiutare gli enti locali a presentare progetti a valere sul PNRR certifica, è un certificato di morte fondamentalmente, ove ce ne fosse ancora bisogno, l'inadeguatezza delle macchine burocratiche locali. La commissione prefettizia che oggi amministra la città, la nostra città nell'ordinario, dovrebbe far tesoro dell'estensione del suo mandato per consegnare alla nostra cittadinanza non solo la radiografia dello stato delle finanze municipali, ma anche un bilancio delle competenze, neutralmente redatto, per far conoscere agli elettori gli effettivi margini di manovra e potenzialità di cui disporranno i futuri eletti. L'operazione aiuterebbe anche a calibrare i programmi elettorali, mantenendoli ancorati al mondo del reale. Dobbiamo sapere cosa si può fare con la gente che lavora dentro al palazzo. Chi fa cosa, chi sa fare cosa. Diversamente propiniamo proposte insostenibili, inattuabili e
e giochiamo con il consenso. Sulle competenze tecniche in seno alla macchina amministrativa comunale vorrei aggiungere una considerazione applicabile anche ad altri comuni. Stabilizzare precari, per quanto sia un obiettivo socialmente lodevole, può non essere o essere stato un valore in sé, atteso che l'interesse generale è invece quello di avere una burocrazia snella, preparata, motivata, che guida gli indirizzi politici nella legalità. La burocrazia è lo stampo in cui la politica versa se stessa per dare al proprio agire una forma legittima, legale. Se la politica vuole ambire un ruolo nella città, una macchina amministrativa degna di essere chiamata tale andrà progressivamente ricreata. Ci serve un ceto di esperti e tecnici che resti nel palazzo come elemento di continuità nell'avvicendarsi dei governi cittadini. La differenza fra un politico e un politicante negli anni a venire sarà misurata anche dal senso di responsabilità interamministrativa, che a mio avviso è una variante di quella intergenerazionale, e prevede che un sindaco insieme alla sua giunta non lasci al successivo governo cittadino, fosse anche della medesima casacca, buchi di bilancio che comprometterebbero ogni spazio per politiche attive sul territorio. Ce l'ha spiegato il dottor Nobile. Abbiamo questa ipoteca enorme che ci blocca, dobbiamo restituire il debito. Lo Stato metterà una pezza e le politiche cittadine rimarranno frustrate per diversi esercizi fino a che il buco non verrà colmato. Infine, avviandomi alla conclusione, vorrei enfatizzare che un processo di sviluppo umano nella nostra cittadina ha delle possibilità di successo solo se è sentito, sottolineo questa parola, solo se è sentito come possibile e necessario dalla stessa comunità. Diversamente noi facciamo i filosofi e immaginiamo una città del futuro. L'indignazione e la riprovazione sociale da più parti invocate sono certamente necessarie, ma da sole non risolvono molto. Sono delle risposte passive. Chi voterà per una promessa di favori o per un'appartenenza clanica rimarrà il primo responsabile del degrado etico e materiale che questa città sta attraversando. Non facciamo sconti, tuttavia, di fine stagione alla classe politica e dirigente che con ruoli e quote diverse ha condotto Partinico verso tale degrado. Abbiano la decenza di una sana autocensura o quarantena alle prossime elezioni. Allo stesso modo non si usino gli enti di governo straordinario come capro espiatorio per le conseguenze di decenni di mala politica e malaffare. Le mancanze di un governo straordinario, che ci sono, non si possono nascondere, restano peccatucci veniali al confronto qualitativo e quantitativo con le nefandezze dei governi eletti che si sono avvicendati nelle ultime stagioni della serie Le mani sulla città 2.0. Bisogna agire sulla mentalità della gente, attraverso il volano dell'educazione, che è cosa diversa dall'istruzione, e della cultura, che è cosa diversa dall'erudizione. A questo la politica può solo in parte contribuire con il buon esempio, tanto per cominciare con la prassi della trasparenza amministrativa, che veniva evocata dal dottor Nobile. L'auspicato assessorato alla partecipazione, proposto da Calogero all'inizio dibattito, sarebbe un triste figlio unico, senza quel necessario e prodromico complemento che è appunto la trasparenza. Ma il ruolo principale in questa apparente missione impossibile spetta a tutte le agenzie di socializzazione che sono presenti nel territorio, famiglie, scuole, associazionismo laico e religioso, tutti gli altri corpi sani intermedi della società civile. I tempi dell'auspicata rivoluzione culturale non sono quelli del ciclo elettorale, ma sono quelli dei cicli generazionali. Perché non si tratta di cambiare un semplice stato d'animo passeggero, ma una grave forma, gravissima forma di familismo amorale, rimasta appiccicata alle strutture sociali locali nel divenire della storia. Evidentemente l'innalzamento del livello di benessere materiale, il cosiddetto sviluppo, non è stato indice di vero progresso in questa piana. Dunque non illudiamoci che saranno sufficienti i prossimi 5 anni per ridare dignità a questa nostra città malata. Non sarà il prossimo governo cittadino da solo a cambiare le cose, ma potrà e dovrà certamente dare l'impulso per innescare la desiderata reinvenzione della città
e alimentare quello che ho chiamato un cauto e partecipato ottimismo della ragione. A tal fine serve, anzi urge, un progetto politico solido e coeso, e soprattutto corale, perché beata quella città che non ha bisogno di eroi. Un progetto basato su una strategia di lungo periodo. Meglio se un progetto civico è svincolato da cordate o connivenze con livelli di governo superiori. Il fronte comune serve a livello cittadino e deve includere tutte le forze sane, tutte le rappresentanze di interessi, tutti gli intellettuali e i professionisti che possono spendersi per una città che sia soggetto attivo del suo futuro. Questa è la mia visione. Grazie Gianluca. Io in chiusura vi ringrazio per le rilevanti e importanti suggestioni che ci avete consegnato, però vorrei rivolgervi qualche domanda, procedendo sempre in ordine alfabetico, sempre che non ci siano aggiunte, che qualcuno di voi voglia fare sui interventi degli altri. Procedo. Innanzitutto, parlare di futuro chiama in causa il passato. Vorrei chiedervi se il mandato che dobbiamo conferire al futuro è di rottura con il passato e quindi correggere sul fare quel che segue, come diceva Elio Vittorini a Franco Fortini, oppure di dialogo e quindi correggere il già fatto. Inizio con Antonio, poi Dottor Nobile e Gianluca. Diciamo una domanda assai difficile perché diciamo, il tessuto politico cittadino è assai, diciamo, è composto assai di passato, appunto perché spazi al futuro, al presente ne sono stati dati pochi. C'è un sommerso di potenzialità cittadine, usando questa bruttissima parola di eccellenza, insomma, di ragazzi, di giovani, anche di persone mature che non hanno mai partecipato perché disgustati dall'attività politica, che è stato sempre sotto traccia. Quindi, secondo me, un dialogo diciamo, è necessario. Cioè, ci può essere un dialogo anche con il passato, sempre con chi non ha commesso, diciamo, le fandezze assolute, però sulla base di un corposo principio etico, cioè qua bisogna riscrivere le regole, renderle certe, un manifesto etico che non sia filosofia, ma sia veramente una strada da seguire, dove chi vuole aderire con sincerità e con le sue competenze, anche facendo tesoro degli errori del passato, può anche aderire. Solo così si può superare questa dicotomia tra passato e futuro, che spesso ha fatto danno. Perché c'è una continua, io insomma, vivendo in questa città da quasi 10 anni, benché la frequento da tantissimo, giornalmente, ho notato veramente un'estrema e perniciosa litigiosità dell'uno contro l'altro. Quindi il processo partecipativo con chi lo devi fare? Con chi non si affaccia, non vuole affacciarsi a questo processo, o con chi si vuole affacciare ma con schemi del passato che porteranno di nuovo al disastro? Io non trovo una soluzione. Io sarei per la pacificazione, diciamo, tra tutti i soggetti attivi di questa città. Però è un processo veramente complicato. Grazie Antonio. Dottor Nobile, lei ha la parola. Sì, io devo dire che sono molto contento del livello della discussione che ci siamo trovati a fare in questa sede. Mi piace che sia, voglio augurarmi che sia un buon inizio questo. Quindi che ci siano altri momenti di confronto. Io non mi ricordo di voi come contatto personale, però tranne appunto Calogero che ci siamo visti da poco, ma di Gianluca e di Antonio sono, diciamo, in questo momento non ho presente bene, diciamo, gli anni passati in cui ci siamo conosciuti. Può darsi che comunque sia
il fatto che appunto l'età comincia a fare effetto nel ricordare le cose. Comunque, diciamo, spero che ci sia per il futuro momenti di arci di confronto e spero anche che ci siano altre persone che vogliono fare parte di questa elaborazione comune. Diciamo, il riferimento a cosa, diciamo, come le domande che faceva Calogero rispetto appunto a cosa prendere in esame, quali problemi affrontare, se lo scelgo di correggere le cose sbagliate del passato, pensare totalmente ex novo per il futuro. Io farei, diciamo, propenderei più per il secondo atteggiamento, nel senso che ci troviamo abbiamo vissuto e proprio negli ultimi 2 anni, questo è molto evidente, abbiamo vissuto e stiamo vivendo trasformazioni molto profonde che diciamo mettono in discussione la natura stessa dei problemi, i modi di affrontarli. Cambiamenti di natura tecnologica, eccetera, che sono totalmente nuovi. Il rischio è che noi affrontiamo, cerchiamo di addomesticare le nuove problematiche con atteggiamenti appunto che non funzionano più. E questo, diciamo, è reale. Però direi che diciamo, le cose da affrontare, le difficoltà che abbiamo di fronte sono veramente del tutto nuove. Faccio un solo esempio. Il comune di Partinico a un certo punto ha conosciuto una relativa affermazione come centro commerciale, cioè avevamo una crescita abbastanza di qualità e di numerosità degli esercizi commerciali che adesso sono pressoché scomparsi. Quindi, diciamo, la desertificazione è terribile ed è una delle questioni che più colpiscono ora nella vita cittadina. Ma quanto è frutto di una inevitabile, inarrestabile processo di concentrazione dell'unità produttiva in grandi dimensioni, quindi l'abbandono dei piccoli centri e dei piccoli esercizi a favore dei grandi. Quanto è frutto di questo e quanto è invece frutto della crisi particolare che sta vivendo questo territorio? Un altro problema, questo diciamo è difficile da stabilire, è quali possono essere gli sbocchi futuri di trasformazioni così profonde non si può stabilire a priori. Esistono comunque delle strategie per affrontare anche questi problemi. Come diciamo, usavo dire io in passato, quando si amministra, non c'è granché da inventarsi, basta copiare gli altri. Diciamo. Il sistema delle best practice quando si amministra è importante, per cui basta guardare appunto le strategie e le esperienze di successo di cui per fortuna questo paese pullula ancora a livello nazionale. Poi dico un'altra cosa importante, l'importanza dello smart working. Cioè, noi abbiamo questa diciamo, modalità di lavoro per cui uno da casa può, diciamo, svolgere, soprattutto per i lavori di concerto, quelli che sono più legati a, diciamo, l'uso di strumenti come il computer o tutti i software che arricchisce le possibilità lavorative, le più varie. Questa, diciamo, è una grande occasione e viene anche citata spesso per i territori molto più periferici di Partinico, per tutte le realtà, per esempio, ultraperiferiche delle nostre aree interne, eccetera.
Laddove arriva la banda larga e dà la possibilità ai comuni, anche piccoli o piccolissimi, di diciamo, accedere a questa possibilità della banda larga, è perfettamente possibile che un ingegnere di Lonza si stabilisca a Pedalia Soprana, per esempio, o diciamo, che possa fruire un professionista possa fruire della qualità della vita di un piccolo centro, magari montano, e viverci dignitosamente. Quindi questo stravolge completamente, diciamo, la geografia del passato. E quindi sono due esempi per dire che si possono, diciamo, dare un'idea di quali sono i problemi nuovi da affrontare. Le innovazioni tecnologiche sono l'ordine del giorno, diciamo, l'ordine del giorno di qualsiasi attività economica. È il dovere della pubblica amministrazione è di, diciamo, potenziarne tutti gli aspetti positivi e di opportunità e cercare di ovviamente contenere e limitare quelli negativi laddove si presentano, come anche per esempio le crisi di cicliche di occupazionali che possono scaturire da determinati processi, eccetera, eccetera. Queste sono tutte cose che appunto competono alla pubblica amministrazione e a politiche che siano adeguate. In tutto questo, comunque, diciamo, la base per poter affrontare per il futuro, per l'immediato futuro, diciamo, tutti i problemi di cui abbiamo parlato è che sopravviva queste sedi di confronto come quelle che abbiamo creato noi oggi e che si apra uno spazio di discussione in generale nella città sui temi e sui problemi invece che per capirci sulle candidature o sui destini personali di qualche politico. Grazie, dottor Nobile. Gianluca, a te la parola. Calogero, rispondendo alla tua domanda, il dialogo col passato va fatto, è ineludibile perché sarebbe un salto, come ho detto prima, quantico, quello di partire da una tabula rasa, inventarci il nostro futuro senza alcun legame con ciò che siamo stati, anche se questo passato è disseminato di elementi negativi. Ma è proprio il dialogo con questi elementi negativi e il loro ribaltamento che ci aiuta ad andare oltre, no? Le lessons learned, senza lessons, le lezioni imparate, sono alla base delle best practice, le migliori pratiche, le buone prassi, come le vogliamo chiamare. Dobbiamo evitare però in questo rapporto col passato la mimesi dialettica, lo dicevo nei primi 10 minuti di riscaldamento a bordo campo, prima che iniziasse la diretta. La mimesi dialettica è una trappola micidiale che avviene quando l'antitesi prende pezzi della tesi per confutarla e raggiunge una sintesi che di fatto replica i difetti logici e contenutistici della tesi. Ora, se noi questo passato lo prendiamo, lo metabolizziamo e si riproduce sotto forma di un output che contiene tutti i germi e i lieviti di ciò che volevamo superare, allora avremo soltanto un passato in versione 2.0. E allora cos'è l'elemento, diciamo, che differenzia, che deve differenziare, ecco, mettiamolo in termini prescrittivi, il dialogo col passato? È il metodo. La tua battaglia, caro Calogero, sul metodo è una battaglia giusta. E io la condivido perché innanzitutto è priva di una bandiera, è una battaglia su come dialogare, e non su cosa ottenere. Quello è un altro elemento, è più politico. Ma sul metodo non dobbiamo reinventarci nulla. Abbiamo avuto Danilo Dolci da queste parti. Il metodo è quello: una tavola senza spigoli attorno alla quale sedersi, dialogare e maieuticamente tirare fuori questo bambino che è nel ventre della piana e che da decenni non riusciamo a fare uscire fuori. Volevo fare anche una riflessione velocissima su un tema molto interessante che è stato toccato dal dottor Nobile sullo smart working. Perché dovrebbero venire da noi?
Questa è una domanda che banalmente bisogna porsi. Per quanto riguarda i processi di delocalizzazione economica e produttiva, lo sappiamo bene quali sono i fattori di attrazione e di delocalizzazione. Sono la dotazione infrastrutturale del territorio di destinazione, il capitale umano che esiste, che può essere sfruttato per ottenere valore, le catene di valore alle quali una impresa può agganciarsi per espandere mercato, innovare. Ma per i lavori di concetto, ecco, per lo smart working, perché un architetto che fa progetti per la città di Bologna deve venire a lavorare a Partinico o comunque nelle vicinanze? Lì c'è anche un filone di studi che dice che sono le amenities il fattore che attrae, le amenities intese nel senso di amenità, ma non solo paesaggistiche, monumentali, sono i luoghi e le occasioni di svago, sì, ma è la legalità, principalmente la legalità, la possibilità di avere accesso a servizi, a infrastrutture intangibili, l'accesso a internet, l'accesso ai servizi che una persona, non un'azienda, una persona, di cui una persona necessita, che sono servizi di base fondamentalmente, quelli del cittadino, servizi che ogni cittadino, a cui ogni cittadino ha diritto, quindi gli ospedali, quindi i parcheggi, quindi la sicurezza, l'illuminazione, no? Per banalizzare, visto che Partinico è una città che, come qualcuno ha evocato, somiglia al Bronx, ecco, alla fine bisogna ridurre il tutto a elementari nozioni. Per poter utilizzare questo passato così spesso, così ricco che abbiamo e fare in modo che non diventi una zavorra, ma diciamo fuori di retorica, volano per il nostro avvenire. Grazie Gianluca. Vi pongo l'ultima domanda, sempre a ruota, e vi lascio, non vi rubo altro tempo. È di tutta evidenza che questo paese vive da un ventennio circa una fase di emergenza democratica indiscutibile, quando era la politica a governare la città sotto la dittatura dei pacchetti di voti, la politica si è resa, diciamo, come dire, ha assunto la missione di farsi assestamento di genealogie familiari e ciò ha annullato in sé qualsiasi forma di rappresentanza. L'ultimo consiglio comunale ne è stato ampio specchio. Oggi che lo Stato amministra la città, la mancanza di interazione con la società civile mortifica invece qualsiasi forma di sovranità. Quello che vi chiedo è come rendere i cittadini responsabili del proprio futuro. Cioè, come creare una comunità di destino in pratica dove ogni cittadino possa contribuire con il proprio apporto alla costruzione di un'idea di futuro. Quindi, sempre Antonio. Intanto uscire andare in giro, andare nelle piazze, nelle strade, parlare con le persone. Noi a Partinico abbiamo una comunità, per esempio, di stranieri, di comunitari, di extracomunitari, che potrebbero, al di là delle retoriche, costituire una ricchezza. Noi abbiamo mai dialogato, per esempio, con la comunità magrebina, molto presente sul territorio sanotto, delle comunità a sé stante, che poi questo isolamento sfocia anche in comportamenti, diciamo, poco consoni al rispetto civico, ma potrebbero costituire una ricchezza. Noi abbiamo mai parlato con queste comunità. Una volta, la scorsa campagna elettorale, quando sono stato coinvolto, abbiamo pensato a un festival delle culture a Partinico, anche un interscambio, diciamo, di culinario con le comunità tunisine, marocchine, romene, che sono molto presenti nel territorio. Cioè, che cosa vogliono? Quali esigenze hanno? Che esigenze ha questa gente? Sono dei settori a sé stanti, chiusi, ma quel che è più grave è che anche la cittadinanza di Partinico è chiusa nei propri ambiti. Noi dobbiamo iniziare un processo partecipativo facendo veramente partecipare la gente ai processi, non ai processi decisionali, ma ai processi anche amministrativi di ordinaria amministrazione, per esempio con la costituzione di un regolamento per il collaboratore civico,
cioè rendere i cittadini protagonisti del cambiamento del proprio territorio attraverso la propria opera, attraverso le proprie specialità. Sono tutti meccanismi di partecipazione che fanno sì che si possa costituire questo processo appunto virtuoso coinvolgendo una cittadinanza che a tutti i livelli, dalla classe dirigente alla classe subalterna, è completamente distante dai processi amministrativi e non vuole entrarci. Questa è la cosa più grave. Quindi andare a cominciare a uscire dalle nostre case, dai nostri palazzi, e andare a fare attraverso i meccanismi che ben conosciamo, un'opera di coinvolgimento, di vedere i bisogni e coinvolgere i cittadini proprio nei processi decisionali, anche attraverso la somministrazione di questionari, insomma, ci sono tante cose da fare, affinché appunto la parte migliore, la parte desiderosa di partecipare a questo processo di cambiamento si attivi e si inneschi veramente un processo reale. È un processo difficile, qua bisogna superare l'individualismo, il protagonismo, lo diciamo sempre, l'appartenenza politica. Che si faccia squadra proprio per un idem sentire, non per un'ideologia o l'appartenenza ad un partito. Io ci spero. Grazie. Grazie Antonio. Dottor Nobile. Allora, io ci tengo a darvi alcuni numeri. E abbiamo praticamente gli ultimi dati dell'Istat, risalgono al 2019, quindi sono dati su unità locali addetti delle imprese a Partinico, prima però della pandemia. Ciò che è successo con lo tsunami del contagio e tutte le lockdown che sappiamo, non è ancora stato messo alla lente di ingrandimento dei dati statistici, soprattutto perché a livello comunale c'è poca statistica, dice, pubblica. Comunque, i dati sono che già in 7 anni, dal 2012, si sono perse il 20% delle unità locali del commercio, il 21,7% di quelle nella ristorazione, quindi soprattutto bar e ristoranti, eccetera, l'11,1% delle attività della manifattura e l'8,2% di quelle delle costruzioni. Cioè, questo paese è arrivato al 2020 già molto debilitato sulle strutture imprenditoriali. Tenete presente che le strutture imprenditoriali esistenti sopravvivono grazie a una fortissima evasione fiscale. A Partinico abbiamo soltanto 121 dichiarazioni da lavoro autonomo, dichiarazioni IRPEF da lavoro autonomo, quindi 121 soggetti che hanno dichiarato un reddito nel 2019, cioè scusate, 121, sì, esatto, nel 2019 a fronte di 1.400 partite IVA, cioè voglio dire a fronte dell'esistenza di 1.400 imprese, 1.400 unità locali delle imprese, scusate, comunque sicuramente più di 1 miliardo di imprese. Quindi l'evasione è fortissima ed è quella su cui si basa sostanzialmente l'economia. Ora non può essere, non è possibile, non ha futuro un'attività economica che si basa solo sull'evasione. Allora, perché dico queste cose? Perché ci vuole una forte base conoscitiva per qualsiasi azione che vogliamo fare. Occorre aumentare la conoscenza di qualsiasi soggetto, anche la vostra associazione INION, che vuole portare avanti un'azione nel paese, deve acquisire documentazione, avere un'interlocuzione col comune, sapere appunto i dati dell'amministrazione locale in termini di contribuenti, concessioni edilizie, tutto ciò che riguarda lo stato di attuazione del piano regolatore, il numero di dipendenti, l'età, le competenze professionali. Si tratta di acquisire quanta più documentazione possibile.
questa è una cosa importante che devono fare i soggetti che si propongono per il cambiamento. L'altra cosa è la narrazione. Bisogna confrontarsi tra tutti i soggetti, tra tutte le associazioni, prima di pensare di progettare il futuro, capire qual è la narrazione del passato che ciascuno di noi ha e vedere di confrontarsi, se è possibile, stabilire un contatto, un linguaggio comune. Perché a partire appunto dalla narrazione dei fatti trascorsi e dal confronto che ne può derivare, è possibile magari che ci si avvicina sul piano di un linguaggio, di un sentire comune anche di valori. E ovviamente questo suggerimento di accorgerci della comunità degli immigrati è importantissimo per confrontarsi con le altre culture, ma so che c'è a Partinico, per fortuna già su questo c'è una forte attività svolta da Partinico Solidale a cui guardo con molta simpatia. Grazie, dottor Nobile. Gianluca. Calogero, tu chiedevi come si può rimediare a questa crisi della partecipazione. L'emergenza democratica l'hai chiamata, hai invocato il concetto di società civile e persino quello di comunità di diritto, scusami, di destino. Scusa il lapsus, ma evidentemente i due concetti sono, diciamo così, confinanti. Come in tutti i fenomeni sociali, l'analisi deve partire dalle cause dell'allontanamento, della società civile dal palazzo, dei cittadini dalla politica. Analisi a livello nazionale, ne abbiamo a iosa. A livello locale, questo allontanamento in realtà, va analizzato con una premessa. La prossimità alla politica che c'era in passato era una prossimità positiva o comunque legata e associata a nessi, logiche, dinamiche di tipo patologico, clientelare ad esempio? Perché se noi vogliamo dire che oggi la città è lontana, la civitas è lontana dal palazzo, la cittadinanza è lontana dalla politica, probabilmente abbiamo ragione, descriviamo un fatto. Ma se vogliamo implicitamente dire che in passato era meglio, probabilmente stiamo commettendo un errore che logicamente, diciamo, che ha un vizio logico, stiamo esprimendo un giudizio che ha un vizio logico perché stiamo, come dire, implicitamente affermando che in passato la relazione era una relazione di tipo, positivo, fisiologico. Ma è solo un dubbio quello che ho, non esprimo un giudizio finale, non ho elementi per dirlo. Bisognerebbe fare degli studi e delle analisi, come sono stati fatti in altri contesti, sulla natura clientelare del potere, che di fatto è il vero elemento negativo nella democrazia, per quanto necessario. La democrazia funziona con le facce e con i nomi e non funziona in un ambiente, diciamo così, in vitro. Quindi purtroppo nel paese e in ogni paese, non è solo il nostro, ci sono dinamiche che vanno al di là dell'astrazione delle carte costituzionali e dei testi legislativi. Ma banalmente, per scardinare il circolo vizioso che noi abbiamo oggi, bisogna partire da una partecipazione che è concertazione dei programmi. Quindi dal basso bisogna definire quelle che possono essere le cose fattibili nel prossimo periodo, in base alle risorse date. Quando dico risorse date, intendo le risorse finanziarie, ma anche le risorse umane che ci sono dentro al palazzo. Io non mi sognerei mai di portare un programma, io in personale, non parlo di Gianluca Serra, un programma di cose infattibili, astrattamente derivate dai miei studi e dai miei libri. Il paese ha queste risorse dentro il palazzo, ha queste risorse dentro le casse, si può fare questo. Questo è il programma. Non bisogna andare oltre. E poi con questo programma mettere dentro la gente che ha idee, ecco, costruirlo dal basso, per quanto possibile, con chi ha la volontà di interfacciarsi con i futuri
politici del nostro territorio, una volta definito il programma, monitorarlo assieme, ecco, non solo definirlo assieme, monitorarlo assieme attraverso la partecipazione e la trasparenza amministrativa, e poi aspettarsi che ci siano dei risultati. Cioè, questo programma non deve essere la lettera morta per essere eletti, deve essere un programma fattibile, come ho detto prima, un programma monitorato attraverso la partecipazione, con risultati da verificare e da valutare e misurare per creare una rilegittimazione dell'ente locale. L'ente locale deve essere rilegittimato, cioè agli occhi dei cittadini deve riottenere quella patina di pezzo di Stato che ha perduto. E quindi il riavvicinamento potrà essere possibile in un circolo virtuoso questa volta. Grazie Gianluca. Se non avete altro da aggiungere, postille e aggiunte varie, io chiuderei anche qui questo momento di conversazione con la convinzione condivisa, a quanto pare che sia l'inizio di un percorso di confronto. Consapevole come sono che non avete reso oggi, diciamo, un servizio alla mia associazione, ma un servizio alla comunità, essendo, diciamo, orfana di momenti di confronto da molto tempo. Convinto come sono che appunto il successo di un percorso sta nell'abbrivio, se queste sono le premesse, spero che in futuro ci siano altri incontri produttivi. Scusa, Calogero, volevo dirti una cosa che poco fa ci avevo pensato, ma poi ho dimenticato. C'è l'assoluta emergenza di fare fronte al disagio sociale. Ora c'è tutta questa, voglio dire, abbiamo pensato ai problemi strutturali, ma ci sono quelli appunto che riguardano le grandi opzioni di sviluppo, ma purtroppo c'è anche l'emergenza del giorno per giorno. C'è tutta questa polemica contro il reddito di cittadinanza, che sicuramente avrà qualche motivo di essere, perché ci sono delle frodi. Però il rapporto credo che sia di 1 a 20 nelle frodi esistenti, e la gran parte è assoluto e necessario bisogno di intervento. E, si tratterebbe, secondo me, di capire, di aprire una interlocuzione a parte Nico, e questo per esempio nell'intervento che c'è stato lì al Palazzo del Carmine, forse l'avrà già detto Enzo Campo, e c'era assoluto bisogno di intervenire per conoscere la realtà dei patronati nel nostro paese, che sono abbastanza presenti e hanno il polso della situazione del disagio sociale, anche di quello estremo, anche quello di quello ordinario. Acquisire da loro impressioni, dati, informazioni sul volume di assistenza che reggono, perché così anche è una cosa che possa dire anche per il nostro dibattito e magari coinvolgere. Grazie per il consiglio, ne faremo tesoro. Io credo personalmente che serva un'indagine multidisciplinare, multiapproccio, prendendo come spunto sempre Danilo Dolci. Credo che mutatis mutandis viviamo una fase di contingenza sfavorevole, non molto dissimile a quelle 60 anni fa, che richiederebbe, diciamo, momenti di partecipazione di quel livello. Detto ciò, io ringrazio chi ci ha seguito, ringrazio voi, ringrazio anche chi ha partecipato la scorsa volta, ringrazio ovviamente a nome mio dell'associazione che rappresento, sperando che sia l'inizio di un percorso di condivisione e di confronto più ampio. Quindi, buonasera a tutti. Ok. Buona serata a Ciao. Tutti, grazie, grazie a tutti. mille. Buona serata, grazie. Ciao.